Eccoci, buonasera amici di Corriere Turismo, bentrovati. Siamo ad Ossana in Alta Val di Sole. E il borgo è famoso per i 1300-1400 presepi. Siamo con l'assessore alla cultura e al turismo, signora? Laura Marinelli. Laura Marinelli. Allora, ci spieghi un po' la storia di questi presepi, da quando sono nati e fino al giorno d'oggi, come si sono evoluti praticamente. Questa manifestazione parte ben 19 anni fa, infatti festeggiamo quest'anno la 19esima edizione, e tutto nacque appunto 19 anni fa, quando l'allora assessore alla cultura, ora sindaco di Ossana Luciana Delleva, e un gruppo di cittadini con passione si sono incuriositi andando a vedere altre manifestazioni di questo tipo che allora stavano nascendo, e hanno deciso di intraprendere, insomma, di fare un'esperienza anche qua, insomma, formandosi, quindi andando anche a fare dei corsi di formazione sull'arte, insomma, di costruire i presepi, e da lì, insomma, hanno iniziato a fare dei presepi artigianali che nel corso di 19 anni sono arricchiti di presepi fatti dalle scuole, da altri gruppi di volontari, presepi che arrivavano fin da Piacenza. Quest'anno addirittura arriviamo con presepi che arrivano dal Venezuela. Qual è la filosofia, diciamo, di questi? Vedo un filo rosso conduttore. Esattamente. Inizia dalla stella cometa di inizio paese e porta fino al castello. Intanto abbiamo una location straordinaria, perché abbiamo un castello del XII secolo. Sì, esatto, dicevo, che è stato costruito, anche se in realtà le origini sono molto più antiche, addirittura sono i primi segnali di insediamento sulla rocca, sono addirittura di epoca romana. E hanno trovato anche dei reperti archeologici. Però ecco, il filo rosso è proprio, diciamo, il filo che ci accompagna il visitatore a scoprire le vie nascoste del borgo, le antiche cantine dove sono allestiti i presepi. Praticamente sono ubicati ovunque. Esatto, no? Proprio anche andando a valorizzare quello che è stata l'antica, insomma, gli antichi insediamenti del paese, no? Queste, certo, case dove una volta erano le stalle o i depositi, e adesso, insomma, trovano nuova vita con i presepi. Quando si possono visitare questi presepi? Allora, si possono visitare dal 30 novembre fino al 6 gennaio, tutti i giorni, dalle 10 del mattino alle 10 della sera. Quindi, perfetto, questo, ecco, e si possono veramente trovare dai presepi grandi in una noce, come una noce, una nocciola, sì, fino a presepi che sono, insomma, occupano diversi metri quadri. Non che solo presepi, storie. Ho visto che c'è anche un bellissimo mercatino di Natale, sì, sul castello. Esatto, anche qui, esatto, sono più o meno una ventina espositori. Sono tutti prodotti artigianali? Tutti prodotti artigianali, tutti prodotti locali. I mercatini di Natale sono aperti tutti i fine settimana dalle 10 alle 7 e sempre dalle 10 alle 7 dal 22 dicembre al 6 gennaio. Allora, vogliamo fare un invito agli spettatori a casa a venire a Ossana per visitare sia i 1400 presepi, ma anche i mercatini di Natale. E anche la casa di Babbo Natale, esatto, che quest'anno si arricchisce di una nuova novità, pensata sì per i piccini ma non solo, che è la slitta virtuale. Ah. E quindi sarà possibile salire su questa slitta anche in gruppi, fino a 4 persone, e indossare questi magici occhiali, e si sorvolerà il paese di Ossana. Bellissimo. Come un vero elfo, e insomma questa una sarà cosa carina e soprattutto anche importante da un punto di vista benefico, perché, certo, i ricavati verranno versati e, insomma, donati all'associazione Ali Ollus, che si occupa di far avere presidi sanitari come farmaci, anche semplici antibiotici, al Venezuela, che è un, perfetto, paese. Ci sono anche i presepi del Venezuela? Assolutamente, anche insieme, diciamo, le vere, come dire, i presepi più importanti, oltre, insomma, a questa collezione di 900 presepi che ci è stata donata dalla famiglia Bacchini, ricordo del fratello Massimo che era un collezionista. Abbiamo questa collezione di presepi, di un centinaio di presepi dal Venezuela, che, insomma, è stato un ponte, diciamo, che è stato lanciato da Lisbeth, che è una ragazza che abita ormai da 15 anni a Ossana e la cui madre era una collezionista di presepi e che ci ha donato, insomma, abbiamo organizzato questa spedizione che quest'anno è il nostro un po' fiore all'occhiello, perché ci porta veramente a raggiungere una dimensione internazionale, e allo stesso tempo per noi è importante far parlare del Venezuela, che è un paese dilaniato dove la gente, veramente 80% delle persone sono ridotte in povertà, e quindi è importante, insomma, che anche Ossana
nel suo piccolo possa aiutare. Direi che è arrivato il momento di andare a visitare questi splendidi. Assolutamente, paesi. Seguite il filo rosso e lasciatevi meravigliare. La ringrazio, è stata gentilissima. Le auguro buone feste. A voi, buon Natale. Buon Natale. We wish you a Merry Christmas.